Vorrei essere anch'io un pochino propositiva per sapere dove andare. A me sembra che lo spunto venga proprio da questo seminario. Il rettore Adornato ha affermato che viviamo una contemporaneità che richiede nuove categorie, nuovi paradigmi. Il dottor Lopez ha evidenziato che si tratta di una questione di cultura e di educazione. Io vengo dal mondo della scuola e quindi a mio avviso faccio una proposta. Io che ho sentito professori universitari che hanno parlato di economia, geografia, scienze, usando nuovi paradigmi concettuali, usando i paradigmi dell'interdipendenza, della trascalarità, del decentramento, della mensa critica, cosa che nei libri di testo non c'è. Quindi io faccio una proposta, perché da questo gruppo non può venire fuori un gruppo di ricerca scientifica che possa, diciamo, studiare come queste riflessioni, che sono in un seminario decisamente altro, è alto rispetto alla routine della scuola e della società, non possa diventare un momento di costituzione di un luogo di ricerca scientifico che possa vedere come trasportare queste nuove visioni che sono di geografia, di economia, di scienze, discipline scolastiche, perché non trasportarle in una riflessione che poi possa ricadere sulle case editrici e sui libri di testo, perché ovviamente, come diceva Lopez, qui si tratta di una nuova cultura, una cultura che dovrà passare attraverso appunto la scuola, perché come uno degli enti, ovviamente non è l'unico, io parlo da donna di scuola, e ovviamente scusate il mio punto di vista, però a mio avviso, insomma, questa sera quando sentivo parlare di città, di villaggio, città, no? Problemi di interdipendenza, di biodiversità, beh, queste sono le nuove categorie che nei libri, vi assicuro, non ci sono assolutamente, perché i libri scolastici sono ancora improntati su categorie utilitaristiche ed individualistiche. Occorre cominciare, a mio avviso, anche a rivedere i libri di testo e quindi chiedo una proposta, un gruppo di ricerca che si ponga a questo problema. Molto brevemente, in poche mi pongo i quesiti che sono alla base di questo seminario. E sono cose che mi fanno star male, ho bisogno di trovare delle risposte, io ho provato a trovare qualcosa per me, per la mia vita. Io mi sono convinta che tutti i mali che sono stati descritti da tanti punti di vista questa sera derivino dal consumismo. Quindi per me ho fatto questa scelta, è un cammino che ho iniziato da poco con più consapevolezza, un ritorno alla sobrietà. Significa che ho bisogno di meno cose e mi è parso molto bello quello che ha detto il dottor Esposito, aver bisogno degli altri. È bello aver bisogno degli altri, spiana tutte le strade alla relazione, cioè partire con una colomba in mano vuol dire, ecco, essere in pace, l'altro non si sente aggredito, si sente accettato, ecco, questo è il mio piccolo contributo. Io credo veramente che un ritorno alla sobrietà significa molto, significa proprio cambiare stile di vita. Da piccolo cambiamento personale condiviso, io credo che veramente possano cambiare tante cose. Ho la fortuna di guidare una cooperativa di inserimento lavorativo che è la più grande in Romagna, siamo 350, quindi stiamo parlando di un sacco di persone che alla fine del mese devono prendere lo stipendio e quindi siamo immersi dentro questo magma dove il tema di arrivare a fine mese e continuare a vincere dove il mercato è, come potete immaginare, e siete consapevoli, è uno squalo, non è che stiamo parlando di con termini diversi da questo. Fatta questa deduzione, intanto vi ringrazio perché vi ho sempre letto, oggi ho deciso di venire perché penso che sia un'iniziativa che dobbiamo, parlo al plurale, perché penso che soltanto attraverso una diffusione della conoscenza riusciamo a forse allargare il cerchio di chi ci sta attorno. Dico questo perché io ho la fortuna di avere in questo momento due figli, un adolescente e uno piccolo, e vivo in una terra ricca, voglio dire, dove però il tema delle fatiche cominciano a sentirsi sempre di più, ma io penso che in ogni paese si sentono le fatiche, poi come sempre dipende da dove le guardiamo le fatiche, no? Lo dico perché uno dei temi che vorrei lanciare rispetto per sapere dove andare è: lavoriamo per liberarci delle paure.
nel senso che il sistema oggi ci spinge ad avere paura dell'altro, del diverso, della persona che c'è di fianco, eccetera, eccetera. Quando poi parlo con i miei figli e gli dico, scusa, ma te quando sei a scuola cosa fai? Beh, te sei grasso, te sei magro, te sei biondo, tu sei nero, e finisce lì e poi cominciamo a giocare insieme. È una paura, come dire, del sistema che ci sta mettendo in testa il tema delle paure. Aggiungo questo perché chi ha fatto esperienza in giro, io sono stato in Zimbabwe nel pullman ero io diverso. Quindi è una sensazione che io invito tutti ad andare a vivere, perché forse ci mettiamo nei panni di Filomeno, come dire, quando siamo qui, ma chiunque è emigrato e ha cambiato un comune di residenza si è obbligato a trovare le relazioni attorno a casa, a vivere esperienze diverse e fare amicizie diverse. Dico questo perché secondo me i giovani di oggi stanno già trovando la strada, e forse noi siamo un po' indietro rispetto a capire come questi lo stanno vivendo. Lo dico perché noi dobbiamo lavorare, io penso, a costruire spazi, luoghi, contenitori dove si favoriscono le relazioni. Dall'abitare al vivere insieme, al luogo di lavorare, allo spazio. Lo dico perché i social media, o i web, o tutto quello che avviene, i nostri figli, che sono, come dire, secondo me a volte anche eccessivamente presi dal sistema, ma il sistema è il sistema che li rende liberi di dire quello che vogliono. Poi a volte passano di là, rispetto a queste cose, come tutti gli adolescenti, ma quello è uno spazio di libertà per loro. Loro hanno già uno schema di dove andare, e noi non lo vediamo, che è un tema della società, che è un melting pot libero. Quindi il mio pensiero è che dobbiamo aiutare loro e noi, perché loro secondo me sono già avanti rispetto a queste situazioni, a avere un luogo dove le persone sono persone. Vi ringrazio perché oggi abbiamo parlato di persone, soprattutto della persona, non se ne parla più, si parla degli altri, dei soggetti, degli individui, no? Questo è, penso, il lavoro che dobbiamo fare nel prossimo tempo. Grazie. Tra le mie scorribande in giro per vedere cosa si muove e così via, uno dei gruppi più interessanti e più divertenti che ho trovato è un gruppo di insegnanti di geografia che hanno messo in piedi in tutto il mondo un movimento che si chiama Liberiamo i mappamondi dai supporti fissi. È una cosa bellissima, perché il supporto fisso del mappamondo è stato inventato da qualche portoghese, geografo portoghese. Uno che sta sotto dal mondo ha un mappamondo che è nostro, cioè che è pensato dall'Occidente, pensato da noi, dagli europei. Quindi, da un punto di vista scientifico, simbolico e così via, il movimento di liberare i mappamondi dai supporti fisici mi pare che sia una cosa bellissima. L'altra cosa, Silvana parlava del consumismo. No, chi era che parlava del consumismo? Vabbè, non mi ricordo. Silvana parlava del consumismo. Venendo qui nel lungo viaggio in treno per arrivare qui, ho letto un po' di giornali, attività che è una delle attività che provoca più malessere e dolore nell'attività nostra. Il Corriere della Sera, oggi un certo editoriale, il Corsivo del Giorno. Sarà il consumismo a salvare il mondo dai robot che lavorano. Questo è stupendo, mi pare. No? Cioè, se immagina appunto del che ci hanno messo dentro la gabbietta dello scoiattolo, no? Che più dobbiamo correre per rimanere fermi, no? Più investi nell'innovazione, nelle cose e così via. Per salvarti devi consumare di più, cioè non finisci di più, a prescindere da ogni scopo. E quindi appunto sono d'accordo, oltre a tutte le cose che abbiamo detto oggi, insomma così via, questa della, rispetto anche a Serge Lattuscio e così via, questa della diserzione, insomma questa della dimensione anche conflittuale, insomma, individuali, di gruppo, che dobbiamo avere, della diserzione da questa, non è solo una, quindi, una decolonizzazione dell'immaginario e così via, occorre anche un'azione, insomma, occorre azione, e azione che non è solamente delega
a governi amici quando mai ci saranno e se mai ci saranno, ma è una cosa che deve partire individualmente da ognuno di noi, da una responsabilità che poi certamente diciamo non si riuscirà ad essere altri alternativi 365 giorni all'anno e su tutto e su tutti i nostri comportamenti, però se incominciassimo a non mangiare la carne, eccetera eccetera eccetera, probabilmente faremo già delle azioni di transizione ad un mondo diverso. Infine, le cose bellissime che ha detto Filomeno, però io ho un'angoscia, insomma, no? Sulle paure e così via. Io credo che ci sia un elemento di verità che ci dobbiamo dire. Cioè, il fatto che il nostro sistema socio-economico e così via non è in decadenza, è in collasso, è in cui rischiamo di perdere tutto. È una verità, ci dobbiamo dire, dobbiamo dirla. Cioè, le reazioni che abbiamo non sono solamente di una cattiveria perché ragiona il lato di Bossi, non so se ce l'abbia al lato dell'intelligenza, i miei leghisti e così via, no? Cioè il lato cattivo, il lato sbagliato. Cioè, siamo nell'isola di Pasqua, cioè siamo completamente dentro a un collasso di una civiltà. Insomma. Quindi c'è appunto questa urgenza di trovare degli altri. Quindi diciamo le reazioni emotive sbagliate, non sono perché c'è una cattiveria, non so come dire, c'è un diavolo è perché manca un pensiero alternativo, manca un'alternativa praticabile, quindi queste cose che facciamo, le dobbiamo fare appunto con questa convinzione, con questa forza, no? Di presentare un modello politico, sociopolitico, che ci salva, insomma, dobbiamo dare questa dimensione, insomma, non è quindi solamente, cioè, poi è ovviamente intrecciato il tutto, c'è diciamo il pre-politico, c'è il culturale, ma se il pre-politico e il culturale non precipitano in una visione operativa e politica, rischiamo di non riuscire a dare delle risposte. Io ho sempre trattato la questione dell'immigrazione come una questione antropologica e pre-politica, no? Perché sono convinto che se queste due dimensioni non sono ben intese, alla politica non si può aspettare di meglio. E lo stiamo vedendo da tutte le parti. E quello che penso è che in Italia, per esempio, per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, non puoi dire nulla agli italiani da questo punto di vista. Fanno tanto, però in questo far tanto manca un pensiero. Ed è per questo è così litigioso il tema. Ma questo lo vediamo anche noi. Gli africani sono stati molto efficaci, sono arrivati a finire anche l'era dell'apartheid. Mandela è uscito prima perché ha detto: io appartengo alla generazione dell'antisistema, adesso che questo sistema è finito passo, prima ancora anche di finire il suo mandato, perché ha pensato che ormai è la nuova generazione che deve cominciare a pensare il futuro. Io appartengo a quella generazione di antisistema, e quella generazione era la generazione dei panafricanismo negritude, che aveva un pensiero. E dopo l'indipendenza, soprattutto a partire dagli anni 80, con l'ingresso forte del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale, purtroppo cosa è successo agli africani?
ci siamo consegnate mani e tutto, al punto tale che abbiamo perso non soltanto il capello ma anche la testa, dimenticando che nessun sviluppo è possibile prescindendo dall'esigenza di pensare con la propria testa e a partire dal contesto dove sei, pur sapendo che fai parte di una comunità più globale e che gli altri là aspettano da te una risposta che soltanto tu, da quel punto di vista, puoi offrire in nome dell'umanità. Siamo finiti che oggi, dall'80 a questa parte, siamo in una crisi senza becco d'uscita perché non c'è più un pensiero endogeno in Africa. E questo non lo dicono solo i specialisti, gli intellettuali, ma anche i politici dicono: ma voi ci criticate, ma non c'è un pensiero, no? E quindi noi dobbiamo andare avanti con ciò che dice FMI, eccetera. Allora lì è importante capire una cosa, che il tema dell'immigrazione non c'entra niente tutto questo flusso con la questione povertà africana. Africa non è un continente povero, no. Abbiamo delle persone in condizioni di indigenza drammatica per ragioni strutturali ben precise, e queste ragioni strutturali sono aggravate soprattutto con l'entrata in forza del Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, che ha portato quello che Aminata Traoré chiama l'escissione economica e simbolica, no? Perché noi, a parte tutto, subiamo anche la violenza simbolica, cioè non c'è nulla che io posso pensare a partire da me che posso applicarlo senza il consenso, per esempio, di chi controlla il mondo. Allora, da questo punto di vista, questo dialogo di l'indresistance là e qui è importante. E quando dicevo di Bossi, qual è stata la cosa più? È che la stessa società che l'ha condannato è stata poi la stessa società che ha affidato a questa gente nelle mani di Bossi. Lui cosa poteva fare? Chiaro che le cannonate non ce lo può tirare così come quelle militari, ma ci rende la vita difficile fino ad oggi. E allora di chi è la colpa? Quindi, per un intellettuale, penso che per ragionarci su questo è sempre bene ricordare che ogni volta che puntiamo il dito contro l'altro sono sempre tre il numero delle dita che tornano contro di noi. Cioè, nel senso, noi facciamo parte di questo, no? Allora, è questa questione di dire una società educata all'attenzione, ad essere attento, perché oggi della politica non vedo tante cose, quindi solo questo volevo dire. Il tema dell'immigrazione, perché gli africani girano, non c'entra niente con la povertà, è il problema della escissione economica e strutturale che ha costretto la disoccupazione, tante altre cose che soltanto oggi l'Europa del Sud anche sta sperimentando, ma con un po' di ritardo, ragion per cui penso che dobbiamo uscire di qua con questa consapevolezza. Desidera sempre il benessere del tuo vicino o più lontano, prima che i suoi lamenti ti impediscano di dormire. Si è parlato qua della cosa della campagna per debito. Io ricordo, perché facevo parte di quella commissione che Giovanni Paolo II sulla cosa del debito, a causa di questi tipi di politiche sentivo certe considerazioni sarcastiche di economisti italiani a distanza di tempo, perché oggi quello stesso meccanismo comincia a cibarsi del sangue dei suoi. Allora ricorda che c'è solidarietà e vuole la mia solidarietà. Il problema è che, ti dico sì, come ho detto anche in Spagna, ai indignados, ma quando questo era applicato all'80% della popolazione mondiale, dove eravate? Perché adesso è crisi globale?
ma quando c'era un 80% della popolazione che stava sotto queste cose, gli economisti facevano dei ben pensanti. Oggi sono gli stessi che vanno in TV a criticare qua, a parlare di unione dell'Europa come se loro non fossero europei. No? Quindi è questa avvertenza che io volevo, che mi interessa di più, che svegliamoci da queste cose, che sulla TV non puoi mai sapere nulla, ci sono occasioni dove si possono coltivare il sapere, che non è necessariamente la TV. Poi era soltanto questo che volevo dire. Poi i conflitti ovviamente ci sono, no? L'importante è che nel desiderio di ogni vita nasca, di ogni morte, nasca, nel grembo di ogni morte possa nascere sempre il desiderio della vita. Però io di questo sono convinto, perché penso che alla fin fine la vita cura sempre la vita, e il fatto che siamo qua a discuterne è una realtà. Non dimentichiamoci che una linea di resistenza importante, attiva e operativa, che si può dire pure dalle parti del Vaticano, è: togliamo i soldi dalle banche armate, togliamo i soldi dalle banche che fanno riciclaggio di denaro all'estero, che hanno le sedi nei paradisi fiscali, e mettiamole nelle banche che hanno finanza etica, e che quindi questo è un colpo allo stomaco della finanza distruttiva al servizio dell'homo economicus. Grazie, grazie, grazie.